Ci stiamo da qualche settimana parlando di come costruire la felicità e abbiamo visto nelle due predicazioni precedenti che la parola ci dà delle indicazioni chiare, che sono queste cinque leggi, le leggiamo molto rapidamente: non ricercare la felicità crea, la felicità è una scelta, dobbiamo scegliere di essere felici, sarai tanto felice quanto decidi di esserlo. La felicità non è un obiettivo, ma è il risultato di pensieri e azioni giuste. Se la felicità è il tuo obiettivo, avrai un obiettivo giusto. Se la felicità avrai un obiettivo che cambierà e sarà infelice, perché tu inseguirai la felicità. Invece se la felicità viene da quello che tu fai, allora chiaramente il risultato sarà maggiore, perché farai delle azioni di giustizia. Le mie abitudini creano la mia felicità. Abbiamo detto che è una scelta per essere felici, noi modelliamo le nostre abitudini in maniera di essere felici, le nostre abitudini modellano noi. La felicità basata sugli eventi è temporanea, che dura soltanto un evento, vi ricordate, una giornata a Luna Park dura un giorno e basta, invece una felicità basata sulle abitudini è duratura, perché la portiamo insieme con noi, è un abito che portiamo insieme con noi. E infine le abitudini che creano felicità danno dipendenza come le cattive abitudini. Possiamo essere dipendenti da buone abitudini o da cattive abitudini. E stiamo vedendo tutto questo nel libro, applicato nel libro di Filippesi, che è una serie di comportamenti giusti da tenere, dei comportamenti buoni da praticare verso le persone con cui viviamo o per cui le persone con cui noi abbiamo più rapporto diretto, e che hanno come effetto queste abitudini che noi abbiamo dell'essere, di portarci a una vita che sia felice. Abbiamo detto anche che quello che diciamo abitudini in realtà si chiamano virtù cristiane, che sono proprio le cose principali, i pezzi pesanti dell'essere credente. Quello che noi dobbiamo, la vita che noi dobbiamo modellare sono su queste virtù, che sono l'amore di Cristo messo in azione dentro le nostre vite. Ne abbiamo visti alcuni. Abbiamo visto la virtù della gratitudine, che io devo ringraziare le persone che sono state buone nella mia vita, che sono state dei buoni modelli, che hanno fatto del bene alla mia vita. Mi devo dimenticare delle parti negative, ma devo enfatizzare soprattutto le parti positive. Ricordatevi la famosa lista, ho dato 2 mesi di tempo, la lista di persone da ringraziare nella vostra vita. Sono già passate 3 settimane, ci avete ancora qualche settimana, parecchie, per farvi una lista a casa anche scritta di persone che dovrete ringraziare e cercare di ringraziare se ancora sono nella vostra possibilità. 2 settimane fa abbiamo visto un'altra virtù, che è quella dell'intercessione, pregare. Ricordate l'immagine: mettere una mano sul trono di Dio, una mano sulla spalla della persona per cui preghiamo, per essere un ponte della grazia di Dio che salva, e di iniziare a pregare con gioia per lui o per lei, e affinché crescano nell'amore, prendano decisioni giuste, prendano decisioni sagge, vivano con integrità e diventino come Cristo. Allora, la terza virtù che vogliamo vedere oggi è questa: per essere felice devo aspettarmi il meglio dalle persone della mia vita. Qui c'è un versetto di Filippesi 1, versetto 6, che dice: e ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Questa è una virtù che si chiama della fiducia, fides in latino, fides, che significa fede. Per cui noi spesso la fede la applichiamo a Dio, non è che ci vuole fede, sì, ma un sottoprodotto della fede in Dio è quello che noi dobbiamo avere fede anche che le persone possano cambiare, che non rimarrà immutabile il mondo che vediamo, ma che è possibile per le persone cambiare. Questa è una fiducia, una fede, diventa... Ora, è facile parlare di fede, no? Io vi posso predicare benissimo, è molto semplice insegnare la fede su Dio, perché
chiaramente siamo credenti, abbiamo fede in Dio, ma diventa più difficile praticare, trasformandola in un'abitudine di avere fiducia nell'altro invece che avere sfiducia. Perché sapete, noi quando ci approcciamo con le persone, la prima cosa, l'impatto che abbiamo, è difficile che abbiamo subito fiducia. Siamo un pochino attenti a dare questa fiducia al nostro prossimo. Parliamoci chiaro, noi normalmente non ci aspettiamo il meglio dalle persone. Dalle persone ci aspettiamo il peggio, perché siamo stati scontati nel passato. Magari abbiamo dato fiducia alle persone e ci hanno dato delle belle fregature. Ci aspettiamo che ci deludano, perché ci hanno deluso nel passato. Ci hanno deluso i nostri familiari, ci hanno deluso i nostri fratelli nella fede, ci hanno deluso i nostri datori di lavoro. Allora noi, quando approcciamo con le persone, il primo impatto non è di dire: ah sì, questa persona mi farà del bene, questa persona avrà un rapporto bellissimo con questa persona, ma è dire: un attimo, vediamo come si comporta e poi casomai ci abbiamo fiducia. Allora, come faceva Paolo ad avere fiducia nel prossimo? Come aveva trasformato la brutta avventura avuta a Filippi? Vi ricordate? Aveva avuto una brutta avventura. L'avventura di Filippi: erano state frustate, erano state carcere e erano state persone che dicevano: vedi di non farti vedere più da queste parti, per favore vattene. Per cui era una brutta esperienza, e invece l'aveva trasformata in qualcosa di positivo, e aveva fatto queste tre cose. La prima è: credeva nelle persone, gli dava fiducia. Vedete, ed ho il versetto 6, la prima parte, ed ho questa fiducia. Il verbo che Paolo usa è penito, che non significa tanto avere fede, ma significa essere convinti di qualche cosa. In pratica Paolo diceva: e io sono convinto di qualche cosa. Non è una fede così, cioè: ah sì, io ho fiducia in te, ho fede in te astrattamente. Non è che aveva ricevuto una illuminazione dall'alto e Dio gli aveva detto: devi avere fiducia in queste persone, dicendo: ah sì, io ho fiducia in voi perché me l'ha detto Dio. No, no, lui diceva una cosa molto più semplice. Lui diceva: io mi sono reso convinto che voi siete degni di avere fiducia in me, di avere fiducia. È un processo che Paolo faceva: ci ho ragionato su, ho visto come vi comportate, e sai che c'è? Io vi do fiducia, io vi do fiducia, io sono convinto che. È un processo che faccio io, che io devo fare, non è qualcosa che mi viene dall'alto. Una nuvoletta che mi dice: guarda, che devi avere fiducia su questa persona, eh? No, non succede così. Dove sono? Dove io sono, non solo mi sforzo di avere fede nel mio prossimo, nonostante mi abbia deluso, nonostante le delusioni. Pensavo che magari qualcuno di quelli che erano nella chiesa di Filippi erano stati lì in piazza mentre frustavano Paolo e Sila, e magari battevano pure le mani, che so, forse. Ora, è un processo che devo fare io, e io mi devo sforzare. Allora mi sono domandato: Marco, ma tu lo fai questo sforzo? Tu lo fai questo sforzo di dare fiducia agli altri? Vi faccio un esempio. Quando mio figlio piccolo, o i vostri figli piccoli, inciampavano, che cosa facevi? Andavi a dire: guarda, vedi che stupido che sei, non sei nemmeno capace di camminare. Che cosa facevi? Amorevolmente lo prendevi e lo ritiravi su, dicendo: guarda, sì, lo so, hai provato, ci hai provato, però sei caduto, adesso vai. Non è che lo criticavi perché magari l'hai inciampato a 4 anni e si era sbucciato le ginocchia. Se tuo figlio sta correndo una maratona, no? E che sono parecchi chilometri, inciampa o si ferma perché è finito, che cosa fai? Gli dici: ma che diamine, ma guarda che non sei buono proprio a fare niente. Oppure gli dici che c'è tutto il tempo per recuperare. Probabilmente, se sei un bravo genitore, una brava mamma, un bravo papà, dici: alzati, io credo che tu puoi continuare a correre, io credo che ce la farai, non c'è niente di niente che tu ti
possa far preoccupare. Dai che ce la fai, basta che continui a correre alla tua andatura, ma ce la farai. Allora, mi sono chiesto, il nostro collega Gesù, allora, dovevo trovare qualche dimostrazione che Gesù si comportava in questa maniera con le persone che hanno dato peccato. Ma nel Vangelo di Giovanni c'è un episodio molto controverso, è controverso il passo, dove una folla, istigata dai farisei, porta davanti a Gesù una donna cotta in flagrante adulterio. Perché? Lo porta per un motivo ben preciso, perché lo vuole far cadere in contraddizione, perché la legge di Mosè diceva che la donna doveva essere lapidata, no? Poi vedremo perché vi dico per il controverso. Doveva essere lapidata questa donna, e dicono: ma forza, dici che dobbiamo fare, gran maestro. È molto controverso perché tutta la storia della legge di Mosè sembra come se questa donna sia caduta in un gran trappolone. Perché? Perché questa era stata colta in flagrante adulterio. Sembra che c'erano persone che stavano spiando questa donna. E perché è controverso? Perché la legge di Mosè diceva che le coppie trovate in adulterio, per cui che non erano marito e moglie, oppure che non erano sposati, dovevano essere lapidati tutti e due, per cui sia l'uomo che la donna. E invece questi arrivano ben belli soltanto con la donna. E scusate, l'uomo che fine ha fatto? Se dobbiamo lapidare la donna, dobbiamo andare a lapidare anche l'uomo. Ma Gesù non fa riferimento a dire a questi stratagemmi legali, gli dice: no, mi portate anche l'uomo e così lo lapidiamo insieme. Scegli un'altra maniera. Scegli la maniera, Gesù gli continua a dire dai, dacci questa risposta. Lui sta lì che disegna a terra col dito, si fa i cavoli suoi, a un certo punto non ne può più, si alza e che cosa dice? Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Non è entrato nel merito del problema, non è entrato minimamente nel merito del problema, e tutti quanti, a cominciare dai più vecchi che hanno capito meglio, e poi piano piano tutti i giovani se ne vanno. Allora, e Gesù rimane solo con questa donna che, intendiamoci, era adultera per davvero, non è che era adultera per scherzo, non è che l'avevano preso in mezzo, perché lei stessa lo stava ammettendo. Che cosa? Io avrei reagito in una maniera, vi dico come avrei reagito. Marco avrebbe preso questa donna e avrebbe fatto una ramanzina di quelle bestiali. Ma ti pare? Ma tu? Ma non ti vergogni di fare queste cose? Ma questa volta ti è andata bene, ma la prossima chissà, ma... Gesù non si comporta mica così. Io l'avrei lasciata andare, l'avrei vista che andava via e avrei pensato dentro di me: questa è una gran figlia di madre ignota. E non cambierà mai. Gesù invece sceglie in un'altra maniera. Giovanni 8, versetto 10 e 11. Gesù alzatosi le disse: donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? E la rispose: nessuno, Signore. E Gesù disse: neppure io ti condanno. Va e da ora in poi non peccare più. Allora, su questo non peccare più c'è molto da discutere. Allora, domanda: Gesù era convinto che la donna potesse non peccare più? Non diceva non peccare più, vai da ora avanti, non essere più adultera. Diceva non peccare. È possibile? No. Gesù era convinto del contrario, era convinto che avrebbe continuato a peccare quella donna. Magari non quel peccato in particolare, ma che comunque, essendo una peccatrice, perché donna, perché essere umano, aveva bisogno, era convinto che serviva qualcuno che pagasse per quei peccati futuri. Paolo stesso dice questo in Romani, al versetto 23-25 di Romani 3, dice così: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio,
ma sono giustificati gratuitamente per la grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Dio ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue. Come dicevamo, noi siamo disposti a dare una seconda chance quasi mai. Dio qua non è che dà una seconda chance, dà una terza chance, una quarta chance, una ennesima chance finché c'è vita. Finché c'è vita, Dio dà delle chance di recuperare. Dio è il Dio della seconda chance, della terza chance, dell'ultima chance, dell'ennesima chance, fino a quanto vita ce ne sta. E questo è quello che Dio fa con noi quando inciampiamo. Non ci dice stupido che non sai camminare, ma ci dice va e non peccare più. Va e non peccare più. Questo è ciò che significa quello che fa Gesù, è essere compassionevoli, avere compassione. Allora, avere fede nelle persone è una virtù che si associa bene alla virtù della compassione, Il verbo compatire viene dal latino, che significa, che è composto da patire, che significa soffrire, con. Quando tu compatisci qualcuno, stai dicendo che stai soffrendo assieme a lui. Avere compassione di chi sbaglia anche contro di noi significa capire che l'altro soffre della mia stessa malattia. Perché? Perché siamo tutti e due esseri caduti, perché siamo tutti e due peccatori, per cui io ti compatisco, perché soffro la tua stessa malattia, che è quella del peccato. È la malattia che soffriamo assieme dello stesso male, non siamo perfetti, sbagliamo assieme, pecchiamo assieme e abbiamo bisogno di compatirci, di vivere compassionevolmente la nostra vita di credenti. Ma questo non deve portarci a credere che se l'altro sbaglia è finita, perché noi spesso diciamo ah, con te ho chiuso, basta. Non voglio più vederti. Noi per primi, come credenti, dobbiamo vivere la virtù della fede nel prossimo e della virtù della compassione quando le persone sbagliano. Se vogliamo, che cosa? Che gli altri si comportino verso di noi nella stessa maniera. Perché se noi siamo rigidi e non abbiamo fiducia nelle persone e non abbiamo compassione delle persone, sapete che c'è? Le persone non avranno compassione per noi. Per noi la compassione non ci sarà, perché nel momento che avremo bisogno di compassione, le persone ci pagheranno con la stessa moneta con cui noi le abbiamo pagate precedentemente. Non si può cambiare a meno che qualcuno non creda in te e compatisca i tuoi errori senza sottolinearli con la penna. Vi ricordate, parlo del Medioevo, quando andavo a scuola io, c'erano, la mia maestra c'aveva una matita rossa da una parte e blu dall'altra. La sottolineatura rossa era uno sbaglio così, ah, ma quando ti faceva blu era uno sbaglio grave, quando la faceva rossa e blu era uno sbaglio da cataclisma. Noi spesso sottolineiamo tutti gli errori delle persone verso di noi con matita rossa e blu contemporaneamente. L'accettazione precede sempre una trasformazione. Se noi vogliamo che le persone vengano trasformate, se noi vogliamo testimoniare Cristo alle persone, non dobbiamo sottolineare i loro errori e rosso e blu. Li dobbiamo accettare, dobbiamo compatire, poi vedremo c'è da fare altro oltre a questo. Un suggerimento per me, e ve lo estendo anche a voi, davanti a una situazione difficile, non dire come sta la mia cosa. Ecco, tu mi hai fatto questo e questo. Tu hai fatto, adesso ti elenco tutti gli errori tuoi. Hai fatto questo. Ok? Non lo fare. Prova a dire come potrebbe essere stato. Non dire è stato così. Tu puoi dire, però potresti aver fatto così e potresti aver fatto così. Vedrai
che dimezzerai le possibilità di contenzioso con le persone che intorno, perché sentiranno la tua compassione, non si sentiranno giudicate. Non starai sottolineando il rosso e i suoi errori, ma starai dando la chiave di trasformazione. Non succederà sempre, ma tu dovevi come credente provarci. Infatti Paolo agiva proprio così. Dà alle persone una visione dipingendo un'immagine del futuro. C'è un versetto, la seconda parte del versetto 6. Colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento. In sostanza Paolo stava dicendo ai filippesi: guardate che c'è, Dio ha aperto un cantiere. Il cantiere è ancora aperto. È ancora aperto. Sta sistemando voi, sta lavorando su di voi, non ha concluso i lavori e non smetterà di concludere i lavori finché i lavori non saranno conclusi. È questo che sta dicendo. Allora tu, invece di dirgli com'è, ora, fagli immaginare come sarà domani. Ci sono degli studi di psicologia che hanno dimostrato che se ci sono persone attorno a noi, persone di cui noi abbiamo stima, che noi stimiamo, rispettiamo, che hanno un'autorevolezza presso di noi, e queste persone danno a noi la fiducia, tendiamo ad ottenere traguardi maggiori rispetto a se veniamo trattati in maniera fredda o se persone ci scoraggiano da quello che stiamo facendo. Vi faccio un esempio con una persona che è nella mia vita, una di quelle che dovrei ringraziare, non posso perché è morta, ma la ringrazio nella mente e nel cuore. Era la mia professoressa di matematica del liceo, che era una persona con carattere difficilissimo. Si arrabbiava molto, prendeva fuoco molto velocemente, era ipercritica verso quello che lei faceva, ma reputava che come le faceva le cose lei non sapeva fare nessun altro. Io ho descritto Marco delle Monache. Io sono così. Io normalmente prendevo 4-4 in matematica, 4 allo scritto e 4 allo orale. Per cui, per uno che fa un liceo scientifico, potrebbe essere un problema. Ma la mia professoressa aveva visto in me le sue bellissime caratteristiche. Aveva visto che io e lei litigavamo. Perché? Perché eravamo fatti della stessa pasta, avevamo lo stesso comportamento. Ma lei aveva visto, al di là di quel comportamento che io avevo, una mente che ce l'avrebbe fatta. Ha difficoltà, non sono stato mai bravo in matematica e continuo a non esserlo. Le mie materie erano quelle scientifiche, fisica, scienze e italiano e latino. Matematica zero. Ma lei diceva: guarda, sarà difficile, ma tu ce la puoi fare. Io quel 4-4 per me è un 8. Questo è successo nell'esame di maturità, che io ho fatto l'esame, il compito di matematica più bello che abbia mai fatto, ma grazie a quella persona che ha visto in me quello che poteva essere, non quello che era, e me l'ha detto, e me l'ha fatto vivere. Così come Paolo dice: mi aspetto il meglio delle persone, io credo nelle persone, io do alla gente una visione futura. Paolo era un campione di una virtù cristiana, questa, che si chiama esortazione o incoraggiamento, è una virtù cristiana. Qui c'è un versetto di Tessalonicesi, seconda Tessalonicesi, capitolo 3, versetti 12 e 13. Paolo è un campione dell'incoraggiamento, e dice così: ordiniamo a quei tali e li esortiamo che il Signore Gesù Cristo e esortiamo nel Signore Gesù Cristo a mangiare il proprio pane lavorando tranquillamente. Quanto a voi fratelli, non vi stancate di fare il bene. Ora, contesto: le persone di cui stava parlando Paolo erano persone che erano in chiesa, gli avevano preso la chiesa con una mensa gratis. Questi erano dei pagani poi convertiti al cristianesimo, ma che continuavano a fare quello che facevano prima, per cui mangiavano a sbaffo.
sapeva che nella loro vita stavano succedendo tanti terremoti. Perché? Perché avevano perso gli dei pagani, avevano acquistato il dio Eno, ma erano visti come reietti da tutto il resto delle persone di Tessalonica. Stavano abbandonando quelli pagani, stavano accettando una nuova fede, per cui stava esercitando con loro un'altra virtù cristiana. Era paziente con i progressi delle persone. Questa è un'altra virtù cristiana. Un'altra traduzione del versetto che stiamo analizzando adesso di Filippesi dice così, in questa traduzione della parola di vita: sono sicuro che Dio ha cominciato in voi la sua opera, vi aiuterà a crescere nella sua grazia fino a completare questa sua opera in voi il giorno in cui Cristo Gesù tornerà. Paolo sa che la crescita è un processo. È un processo che ritiene, che richiede tempo. Ora, sapete quanto ci vuole per far crescere un fungo? Quanto ci vuole con qualcuno che ha fatto botanica? Quanto ci vuole? Quanto? Un giorno. Una notte. Una notte. Ci vuole un po' di acqua che scende, temperatura mite e una notte. Un giorno prima non c'era il fungo, il giorno dopo c'è il fungo. E quanto ci vuole per far crescere la quercia? A casa di mia mamma, a casa di Maria, ci sono due querce. Io sono andato giù, che quelle querce erano dei cosi grossi più o meno quanto questo stelo, 56 anni fa. Adesso sono delle querciotte, non dico adulte, ma sono nella loro gioventù avanzata. Sono delle querce grosse così. Quelle querce sopravviveranno a me, a mia mamma, a me, a voi, a tutti. Staranno, a meno che non si bruciano, vengono tagliate. Quelle querce esisteranno per 400, 500 anni. Un fungo per un giorno, forse due se non lo mangiano in un magone o non lo godi il raccoglitore. La quercia dura centinaia di anni. Cristo non vuole far crescere funghi. Forse, non so nemmeno se in Israele c'erano i funghi all'epoca. I funghi durano una notte e sono spariti il giorno dopo. Cristo vuole far crescere querce che durano centinaia di anni, che durano questa vita e la prossima, che è eterna. È quella la quercia che vuole far crescere Cristo. I Filippesi, dice Paolo, sono sulla strada della perfezione, ma sono ancora ben lontani dall'essere perfetti. E Paolo lo sa. Perché è così importante essere pazienti? Perché? Perché è così importante essere pazienti per costruire? Stiamo partendo dal discorso che noi stiamo cercando di costruire la nostra felicità. Tutto questo che stiamo facendo lo facciamo per l'altro, ma perché noi vogliamo una vita felice. Allora la pazienza, come la pazienza porta alla mia felicità? Perché nessuno è perfetto. Nessuno è perfetto. Ti comunico che tu non sei perfetto. Mario non sei perfetto. Mi dispiace. Speranza non sei. Io sì. Io sì che sono perfetto. Perfettamente bugiardo. Perfettamente bugiardo, perché io non sono perfetto. Paolo dice: io sono paziente con il progresso della gente. Ora, quando tu hai accettato Gesù, come ti? Maturo, vero? Un campione di fede, di virtù cristiane. Allora, cosa sarebbe accaduto se Gesù fosse stato impaziente verso di te? Se Dio fosse stato impaziente e avesse voluto che tu divenissi perfetto prima di farti nascere di nuovo. Dio non aspetta che tu sia maturo, non ti fa il passello come il cocomerale, cioè questo è maturo, lo accetto. Neppure tu dovresti farlo con gli altri. Se Dio non ha avuto questa accortezza di vedere se eri maturo prima di accettarti, la stessa maniera tu non puoi aspettarti che le persone siano mature e perfette prima di accettarle nella tua vita. Dai la prossima. Paolo dice ai Romani,
5, versetti 7 e 8. Difficilmente uno morirebbe per un giusto, ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio. Dice, forse se si trovasse una persona buona, uno avrebbe il coraggio di morire per quella persona. Ci sono tanti episodi di martiri che si sono sacrificati per salvare altre persone. Salvo d'acquisto che era qua, successo qua vicino. E invece Paolo aggiunge, Dio invece mostra il proprio amore per noi per questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Noi eravamo peccatori, noi siamo peccatori adesso, ma Cristo è morto per noi. Non c'è impazienza. L'unica impazienza di Dio era quella di darci una soluzione. Per quello era impaziente, sì. Quella dell'impaziente, è l'impazienza attuale della natura è per la seconda venuta di Cristo, ma non era impaziente verso di noi. Un pastore ha detto una volta questa frase: celebra quanto le persone sono arrivate lontano, piuttosto che giudicare quanta strada ancora devo fare. Tu dici, mamma mia, quanta strada devo fare, io sono questo delle... No, celebra il fatto da dove sono partiti. Dicendo, ma ti immagini com'era Marco 10 anni fa? Guarda un po' com'è adesso. Ha da fare tanta strada? Sì, ma guarda quanta ne ha fatta. Guarda quanta ne ha fatta. E Paolo afferma che questa virtù della pazienza non è qualcosa che lui sta aggiungendo, un bonus, dicendo, vabbè, questa è una cosa che io ve la do come extra, vi do un bonus che so pure paziente, per voi dire la prossima. Ma dice Paolo che questo è un atto di giustizia, è un atto di giustizia del Padre. Infatti dice al versetto 7, ed è giusto che io senta così di tutti voi, perché vi ho nel cuore. Ma personalmente ho notato che se le persone non mi stanno sul cuore, mi stanno su altre parti anatomiche che non cito per correttezza, anche perché ci stanno registrando. Per cui, se non mi stanno sul cuore, mi stanno da altre parti. Se non sto pregando per loro, sarò probabilmente infastidito. Mi sentirò sotto pressione quando arrivo. Devo avere sul cuore le persone che ho a vicino. Siamo a mezz'ora, concludiamo. Tanto ci avremo tempo di risolvere su questi argomenti. Quanto durante la vostra giornata passate in maniera empatica, che significa in maniera di essere in accordo, di essere amorevoli, di essere di aiuto, di essere compassionevoli verso le persone che hai attorno. Quanto tempo passi avendo fiducia in loro, facendogli vedere un futuro positivo, dimostrandoti paziente con il loro cammino e i loro progressi? Quanto percentualmente? Non mi devi rispondere, pensaci. Ora, aspettarsi il meglio dalle persone che girano attorno alla tua vita è un modo di costruire la felicità, è un modo di costruire la tua felicità. Perché se tu ti aspetti, se tu vivi queste virtù cristiane di cui abbiamo parlato, tu avrai una vita felice. Non ho detto senza problemi, ho detto felice. Attenzione, è felice. Abbiamo detto che la felicità è un qualche cosa che tu costruisci tramite le virtù cristiane. Aspettarsi il meglio delle persone. Amare con il cuore comincia con la comprensione. Amare le persone significa esercitare nella tua vita le quattro virtù cristiane che abbiamo visto oggi. Quella della fede, avendo fiducia che gli altri possono cambiare, quello della compassione, compate, soffrire assieme, perché io non sono più giusto di tutti quanti loro. Quello dell'esortazione, incoraggiando le persone attorno a noi, e quello della pazienza, perché il cammino verso Cristo è lungo. Tutto questo si può sintetizzare in una sola frase, in una sola virtù cristiana.
che si chiama amare, ma questo lo vedremo la prossima volta. Andiamoci a pregare. Grazie Signore di essere stato paziente. Grazie di essere stato paziente verso di me, verso i miei fratelli e le sorelle di Cristo. Grazie di essere paziente verso milioni, miliardi di persone che sono vive in questo momento. Se tu che mi hai ascoltato, mi hai visto Facebook o sul sito di YouTube, prega, e se è stato colpito, se è stata colpita da qualcosa, prega assieme a me queste parole nel tuo cuore. Signore Gesù, io voglio avere fiducia, io voglio dare fiducia, io voglio diventare una persona che si fida delle persone attorno a me. Non voglio avere come primo impatto la sfiducia, ma voglio avere la fiducia nelle persone. Perché io so che le persone possono cambiare, così come io sono cambiato, così come io sono cambiato. E io voglio essere compassionevole, voglio avere compassione, avere, patire assieme lo stesso male, perché io vivo gli stessi problemi delle altre persone. E io non sono più giusto degli altri. E voglio essere una persona che esorta, voglio essere una persona che incoraggia gli altri, non che li scoraggia. Voglio incoraggiare quelli che sono a fianco mio, attorno a me, voglio essere un incoraggiamento costante alle persone che ho intorno. E infine, Signore, dammi pazienza, perché tu sei stato paziente verso di me. E io voglio usare la stessa pazienza, perché so che il cammino verso Cristo è lungo, per me e per tutte le persone che conosco. Tutto questo te lo prego nel tuo santo nome, Signore Gesù. Amen.